Allora, ragazzi, il giorno dopo Inter Bologna, e sto cercando di mantenere anche un po' il nervosismo perché comunque ieri veramente c'era tanta rabbia, sicuramente. E ancora un'altra volta, quando c'è una partita fondamentale che deve andare a vincere, purtroppo ieri arriva questa sconfitta, una sconfitta che fa davvero male, e adesso arriveremo anche a capire il perché. Onestamente è davvero difficile fare questo video perché andare a parlare comunque della partita e quant'altro, perché secondo me oggi si deve parlare più che altro di questa Inter, di come psicologicamente adesso potrà arrivare a fine campionato, perché non è scontato che adesso dopo questa sconfitta questa Inter si rialzi. In più c'è da dire che ci deve essere adesso un passo falso anche del Milan, che io non mi aspetto, come detto nel video precedente, perché comunque il Milan, da tifoso interista, dico che ha tutte le carte in regola per andare a vincere questo campionato, seppur comunque ha delle partite importanti anche il Milan. E purtroppo c'è da dire che ad ogni partita che è fondamentale, appunto, perché lì devi dimostrare, in queste partite devi dimostrare che tu vuoi vincere il campionato, punti a vincere il campionato. E in queste partite fondamentali vai comunque a perdere, che poi, cioè, il giorno dopo, magari pensandoci bene, a questo punto era meglio comunque un pareggio. Perché comunque, quantomeno il pareggio, dici, non è una sconfitta, ok? Però purtroppo è andata così. Partiamo comunque un po' con quella che è stata la partita ieri, anche se, ripeto, non è abbastanza facile andare a parlare della partita. L'Inter che parte subito forte, c'è stato un 30 minuti di dominio, e dopo 3 minuti arriva il gol di Perisic, un gran bel gol, sicuramente, ha fatto un gran bel gol Perisic, e da lì comunque a altri 20 minuti, sicuramente l'Inter ha avuto minimo due palle gol, che non sono state sfruttate, e anche lì comunque quando vedi il risultato, purtroppo anche questo deve essere messo in conto, perché se tu sbagli comunque due gol, tre gol, purtroppo poi perdi 2-1, anche questo naturalmente è un errore che sicuramente condiziona la partita. Ma comunque, arriva il primo gol del Bologna, lì secondo me errore difensivo, visto che comunque Arnautovic fisicamente è alto, di testa sa colpire, e quindi c'è Skriniar che fisicamente può metterlo in difficoltà. Idem De Vrij si trova a difendere lì, comunque Di Marco, che non so cosa ci vedesse lì, a difendere su Arnautovic, appunto. E comunque, ripeto, il Bologna che pareggia la partita, e da lì comunque psicologicamente secondo me l'Inter ha avuto un calo, perché comunque ha avuto un calo, come spesso comunque è successo quest'anno. Un'altra comunque cosa che si deve dire, perché quest'anno comunque spesso e volentieri ci sono stati questi cali, specialmente nelle partite che contavano, come se anche il Milan, ad esempio. E secondo tempo, comunque un Inter che prova ancora a far gol, non ci riesce. Purtroppo c'è anche da dire che Correa ieri non ha aiutato. Lautaro ieri non era in serata, perché comunque sì, un po' sicuramente ci ha provato anche lui. Però purtroppo, ragazzi, non posso dire per carità che Lautaro ieri non abbia fatto il suo, perché comunque veniva anche da partite in cui aveva anche segnato. Ce l'ho di più con Correa, onestamente, oggi, sono sincero. Poi per carità non mi attacco al singolo attaccante, però purtroppo entra, sa, cioè, Correa non riesce a far gol, Lautaro non segna, entrano Dzeko e Sanchez e non segnano, quindi anche lì c'è un problema. Ok, perché adesso è una partita, ripeto, ci sono state partite precedenti in cui comunque l'Inter aveva fatto ottime prestazioni. Ieri Barella, lo stesso Barella che va a protestare, anche lì non c'è motivo di protestare, di farsi ammonire. Capisco l'adrenalina e tutto, però anche questo deve essere messo in conto. Cioè, Barella l'anno prossimo deve fare il capitano dell'Inter, deve dare l'esempio. E poi, ironia della sorte, arriviamo al clou della partita, ciò che ha fatto discutere più di tutto, ovvero purtroppo la papera di Radu,
Lì c'è tanto da dire, sicuramente. C'è ovviamente l'errore del portiere, si deve essere onesti. Poi assolutamente dispiace, ma lì comunque c'è l'errore del portiere. C'è anche l'errore di Perisic, ragazzi, che dalla rimessa laterale da quella posizione, dal pallone all'indietro, lì onestamente puoi darla anche in avanti, quantomeno, visto che comunque dovevi anche attaccare, visto che stavamo pareggiando, devi puntare alla vittoria. E purtroppo Handanovic che mancava era l'occasione giusta per Radu per far vedere comunque ciò che anche la gente aveva detto, ovviamente che Radu giocava poco, poteva dimostrare tanto e purtroppo ieri questo errore secondo me costerà tanto anche a Radu, che anche con l'Empoli in Coppa Italia non ha fatto una grandissima partita, si deve essere onesti. Poi ripeto, dispiace anche per il calciatore. Perché poi ho visto che a fine partita si è messo a piangere, sicuramente era amareggiato. E tra l'altro, nota positiva: comunque la squadra è andata subito a rincuorare il giocatore. Dumfries, tra l'altro, si è messo davanti anche le telecamere, onde evitare comunque di far riprendere Radu in quella condizione. E poi ripeto, per carità, dispiace, però questa sicuramente potrà essere una delle cose che potrebbe far perdere lo scudetto all'Inter. C'è anche da valutare che adesso affronteremo delle partite che non sono semplici, perché adesso questo fine settimana affronteremo l'Udinese, un Udinese che comunque ieri ha fatto una gran partita contro la Fiorentina e anche lì c'è tanto da valutare. Psicologicamente secondo me l'Inter momentaneamente non è in grandissime condizioni dopo questa sconfitta sicuramente. E quindi se io mi aspetto una squadra che adesso si rialzi, ovviamente ci sarà da vedere anche cosa farà il Milan, perché purtroppo adesso dobbiamo aspettarci un passo passo del Milan, cosa che da tifoso interista a me non piace, però purtroppo sarà così. E quindi psicologicamente dovremo aspettarci un Inter che appunto si deve rialzare. Onde evitare comunque di giocare al meglio possibile queste ultime quattro partite di campionato. E onestamente dico che lo scudetto non è ancora sfumato, però purtroppo ripeto, adesso è davvero difficile. È davvero difficile, comunque non tutte le partite saranno semplici, perché anche l'Empoli ha vinto col Napoli e quindi possiamo solo dire speriamo bene. Oltre questo non si può dire. Per il resto, ripeto, in generale la prestazione poi dell'Inter non è stata poi insufficiente. Se andiamo a parlare di quel che è stata tutta la partita, ovviamente se ci soffermiamo ai singoli eventi, ovviamente sì, perché comunque è una partita che devi vincere. Lo stesso allenatore non posso dire chissà che cosa, perché comunque non capisco onestamente perché non è entrato Bastoni, ma sicuramente aveva qualche problemino. Perché poi comunque nel finale è entrato anche D'Ambrosio e a parte questo ieri purtroppo anche Calhanoglu e anche Dumfries non erano in condizioni come nelle recenti partite, come hanno dimostrato per esempio il Calhanoglu contro la Roma ha fatto un'ottima prestazione, ieri purtroppo non riusciva veramente a fare un singolo passaggio, molti errori anche. E per il resto, ripeto, ragazzi, non so cosa dire, aspettiamoci, purtroppo soffriremo questo in questa fine campionato. E detto questo, ragazzi, io finisco il video dicendo, chiedendovi di iscrivervi al mio canale, come al solito, e lasciate un bel mi piace, lasciate un commento e ci vediamo nel prossimo video.